Nelle settimane che hanno seguito la sua morte, il Pieve d'Oro ha ricevuto migliaia di omaggi, tutti incentrati sulle sue imprese da numero 10. Oggi però non voglio parlarvi delle sue gesta in campo, ma di un aspetto meno conosciuto, il suo grande cuore. In particolare, Diego era pieno di attenzione per i compagni di squadra e a tal proposito ci sarebbero tantissimi episodi da rievocare. Oggi ve ne voglio raccontare tre, tutti rivolti a compagni di squadra più giovani. Partiamo con quello che riguarda Pino Taglialatela. Taglialatela, siamo negli anni 80, era un giovane portiere del Napoli, appena arrivato dalla squadra primavera. Una sera era a casa di Diego a mangiare una pizza, per l'esattezza pizza con le cipolle, quindi sull'alito di Diego e di Taglialatela non ci soffermiamo, per carità. Ad un certo punto Maradona chiese a Taglialatela: «Senti Pino, ma te quanto guadagni?» Taglialatela, un po' sorpreso, fece di rimando: «Diego, guadagno 60 milioni». E Maradona chiese: «Ma al mese o all'anno?» E Taglialatela rispose: «All'anno». Ovviamente si intende 60 milioni di lire, non di euro. 60 milioni all'anno all'epoca era il minimo sindacale. Maradona in quel momento non ci vide più dalla rabbia e non dalla fame, come direbbe una famosa pubblicità. Prese il telefono, chiamò Luciano Moggi, all'epoca direttore sportivo della squadra, e gli disse: «Luciano, è una vergogna che un ragazzo di Napoli, cresciuto nel Napoli, tifoso del Napoli, guadagni così poco. O gli aumentate l'ingaggio o io non rinnovo il contratto». Beh, è inutile dirvi che dopo soli 3 giorni a Taglialatela fu raddoppiato l'ingaggio. Un altro bellissimo episodio riguarda Raffaele Ametrano, all'epoca un mediano della primavera del Napoli. Un pomeriggio Maradona, in una partitella d'allenamento prima squadra contro primavera, si accorse che quel ragazzino aveva gli scarpini rovinati. 2 giorni dopo Raffaele Ametrano si vide recapitare dal magazziniere un paio di scarpini, ed erano proprio gli scarpini di Maradona, che con Ametrano condivideva il numero di piede. Poi il numero sì, il resto no, è per carità, ma il numero di piede lo condivideva. Ametrano, quando vide gli scarpini del giocatore più forte del mondo, non credeva ai propri occhi. Il numero 1, il suo idolo, gli aveva regalato un paio di scarpini. Raffaele conserverà per sempre quel momento nella sua memoria e quegli scarpini con un cimelio prezioso nella sua casa. Ma il Pieve d'Oro non si limitò a regalare un paio di scarpini. Una domenica fece un regalo ancora più grande. È il 17 febbraio 1991. Il Napoli campione in carica fa visita al Pisa, alla sua ultima stagione in Serie A. Quando le squadre entrano in campo, l'attenzione di tutti si rivolge a un particolare. Maradona indossa il numero 9, mentre il suo 10 è sulle spalle del 24enne Gianfranco Zola. Tenete conto che all'epoca i numeri di maglia si potevano cambiare di partita in partita, non era come adesso che sono fissi per tutta la stagione. Sugli spalti e in tribuna stampa si pensò ad uno sbaglio nella distinta ufficiale, ma fu lo stesso Diego a fine partita a chiarire tutto. Non si era trattato di un errore, ma di una sua libera scelta, di un regalo appunto, per far capire ai tifosi quanto lui credesse nel giovane compagno. Ho dato la mia 10 a Zola perché lui rappresenta il futuro del Napoli. Oggi, come vi dicevo e come sappiamo tutti, i numeri di maglia non si possono cambiare durante il campionato, ma se fosse possibile, ve lo immaginereste un Cristiano Ronaldo dare il suo 7 ad un compagno di squadra più giovane anche solamente per una partita? Beh, io con tutta la stima per Cristiano proprio non ce lo vedo. Maradona invece fu capace anche di questo. Ci sarebbero tanti altri episodi da raccontare, sicuramente lo farò in uno dei prossimi video. Quello che però volevo fare oggi era soffermarmi sulla particolare attenzione di Maradona verso i compagni più giovani. In chiusura mi piace ricordare quanto detto dal telecronista Massimo Tecca qualche settimana fa. Il male che Maradona ha fatto nella sua vita lo ha riservato solo a se stesso. Il bene donato, invece, è stato per tutti. Ecco, io credo che questa sia una grande verità e con questo mio video ho provato a dare un piccolo contributo nel dimostrarla.